appunto di come i punti di vista si cambiano nella storia, quindi a seconda di chi vede chi nutre diffidenza rispetto all'altro, sempre. E così come le immagini che sono qua nella stanza testimoniano della diffidenza, e anche più che diffidenza era riservata agli italiani che emigravano, immagini di navi cariche di persone, di emigranti, c'è una fotografia, dice, i ponti delle navi cariche di persone come giumenti, quindi come bestie. Ecco, questa immagine forse i più giovani non la ricordano, ma è un fatto storico molto molto importante in Italia. L'altra sera in televisione anche la puntata famosa di Saviano, ha fatto leggere le lettere di emigranti albanesi che erano su queste imbarcazioni, e appunto sono immagini di immaginario visivo che si collega moltissimo con le immagini che abbiamo in testa, che i giornalisti stessi hanno in testa dell'emigrazione italiana all'estero, quindi le stesse modalità di racconto anche sono state utilizzate dai giornali in Italia e dai settimanali per raccontare gli immigrati negli ultimi anni in Italia, così come gli italiani all'estero erano stati raccontati su altri giornali decenni prima. Sempre con queste titolazioni appunto di dannazione nel 90, poi in anni più recenti ancora l'inferno, quindi anche i temi, l'immaginario di riferimento, come dicevo prima, si ripropone un po' sempre uguale a se stessa. Il terzo mondo anche, quindi anche lì diceva una fotografia di una scuola di Africa in Calabria, terzo mondo in Italia, invece adesso si titola il terzo mondo in mezzo a noi, riferendosi appunto agli altri che lo portano, quindi questo terzo mondo non si capisce mai bene dov'è. Queste masse di persone è richiesta dei documenti, così come gli italiani a Ellis Island e New York sempre ai porti si affollavano. E poi ancora le ultime due diapositive sulla criminalizzazione di questi migranti, così come gli italiani erano visti come la mafia, portavano criminalità, portavano mafia, oggi sono altri gruppi che noi deleghiamo in maniera appunto un po' artefatta, generalizzando con delle escalation come questo titolo, albanesi clandestini, sperati e spietati, dalla strada alla galera, quindi questi legami che in realtà poi sono appunto delle semplificazioni enormi e sbagliate. Questa volta io invece ritorno qui, ma ritorno perché chiedo a Fulvio Gambotto, che è uno storico, di fare il suo mestiere. Dunque, sintetizzando in parte quello che è stato detto fino adesso, perché in realtà provo soltanto a mettere in ordine le cose, alcune cose molte delle quali sono state dette, nel senso che esiste una strategia standard nel processo che porta alla virgolette eliminazione del diverso, dell'immaginato, dell'altro. Lo sterminio l'ho usato perché i riferimenti sono tutti presenti nel meccanismo che conduce alla Shoah. E quindi è lo sterminio l'elemento conclusivo, ma potrebbe essere semplicemente l'eliminazione, tenuto conto che anche nella Germania hitleriana la prima ipotesi sul destino degli ebrei è quella semplicemente di cacciarli fuori dal territorio del Reich, la prima ipotesi è di portarli tutti in Madagascar, ma questo è un problema. Allora, ci sono dei passaggi standard, perché alle spalle di tutto questo c'è quasi sempre un progetto e un caso. Non siamo ancora qui, ma ci arrivo tra un attimo. Questi calcoli, anche qui studiando, semplicemente guardando questo successo nella storia dell'umanità, sono o il costo salse delle persone che vengono espulse. Pensiamo per esempio alle rosse. Le rosse sono state cacciate dai territori, e i territori sono ricchi di risorse, quindi vanno cacciati. Lo stesso è successo in realtà in Africa. Sfruttare le persone come forza lavoro, le popolazioni mesoamericane o gli africani che abitano in Italia sono sfruttati. Attribuire a queste persone, a questi gruppi, una qualche responsabilità, o perché il fenomeno non si riesce a spiegare alternativamente. L'esempio più clamoroso è la peste, gli uomini del 1300, no?
1850 non hanno strumenti per capire da che cosa sono colpiti i pinti, l'attribuzione della responsabilità di quello che sta accadendo ad un gruppo semplifica e risolve il problema, ci rende loro, il meccanismo vale generale, ci rende più tranquilli, nel senso che abbiamo una spiegazione. Oppure perché attribuiamo a questi gruppi la responsabilità di un processo che non siamo in grado di contrastare. Nel caso del nostro mondo, per esempio, siamo immersi in un meccanismo che si chiama globalizzazione, un mercato globale, eccetera, un meccanismo su cui nessuno di noi, né lo Stato italiano, la regione Piemonte, provincia, ma nemmeno forse l'Unione Europea è in grado di contrastare definitivamente o di imporsi in qualche modo. Di fronte a un meccanismo di questo genere, il bisogno di spiegazione ci porta a attribuire la responsabilità a qualcuno, che sia un gruppo, che sia qualcosa che in qualche modo possa incarnare la colpa di quello che sta, accadendo. In questo senso, siamo di fronte ad un errore tipico, un errore proprio che è talmente tipico che ha un suo nome preciso e definito. È il momento in cui passiamo dal fatto che i due fenomeni sono semplicemente uno dopo l'altro, al fatto che i due fenomeni sono uno la causa dell'altro. Nel caso della globalizzazione del migrante, la presenza del migrante è soltanto un fenomeno contemporaneo alla globalizzazione, certo forse è un effetto, non una causa. Se poi ragioniamo su tante cose, se devo prendermela col migrante perché sta rubando il lavoro agli italiani, dovrei fare il passaggio in più, dovrei cominciare a pensare di prendermela con gli italiani che danno il lavoro ai migranti e non danno più gli italiani. L'obiezione è che gli immigrati costano meno, e a questa obiezione però risponderò fra pochissimo. Tutto questo diventa difficile da capire a livello generale, ma se pensiamo al gruppo di amici diventa invece un fenomeno piuttosto semplice. Quando cogliamo questi aspetti, questo tentativo di tenere lontano una persona perché comincia a, come dire, a darci fastidio, intacca i nostri interessi, mette in difficoltà alcune nostre dinamiche di tipo relazionale, gestione delle risorse del gruppo, altre cose di questo genere. Allora, la prima tappa è la definizione, la caratterizzazione dell'estraneo. Bisogna dargli una definizione, nome e cognome. E questa definizione naturalmente non tiene conto dell'individuo, deve tenere conto dello stereotipo. Quindi si semplifica, per cui non parliamo più del signore che abita al piano di sotto di casa mia, ma parliamo in generale dei filippini. Però ha un nome e un cognome, ha una famiglia bellissima di questo rendimento, però è filippino, non di questo legame, dei filippini, dei romani, degli africani, dei marocchini. Ci andiamo per stereotipi, semplificazione. Quindi occorre, il primo passaggio è creare le categorie che ci permettano di distinguere fra noi e gli altri. E naturalmente sono categorie che cambiano a seconda del momento storico, si adattano al contesto storico, e noi oggi è italiani. Fino a 60-70 anni fa il noi significa noi del nord, contro gli italiani che arrivano ad invadere le nostre case. Il garage si affitta a tutti, tranne che ai meridionali, come era abbastanza ovvio. La cosa divertente da... non voglio portarvi via tempo, ma chiaramente gli stereotipi su cui lavoriamo sono sempre gli stessi. Se pensiamo agli stereotipi che riguardano noi italiani, abbiamo che siamo solo pizza e mandolino. A Trieste non sembra che sia così vero questa cosa, anche ad Aosta non credo che pizza e mandolino vadano molto di moda, insomma. I meridionali sono sporchi, anche questa è una cosa, o gli italiani in generale, ma poi questa cosa sono sporchi, anche qui sarebbe da discutere, cosa vuol dire? Che si lavano una volta all'anno, una volta ogni 10 anni, non si capisce bene. La cosa divertente degli stereotipi che osservando, adesso semplifico e riduco per questioni di tempo, la cosa interessante da osservare è che le caratteristiche dell'altro sono sempre le stesse, cioè andiamo sempre sugli stessi elementi. Per esempio che mangiano i bambini, si dice un po' di tutti che mangiano i bambini, si vede che i bambini sono buoni, non l'abbiamo ancora capito, ma da ora in avanti lo vedremo in questo senso. E non hanno pudore, per esempio non hanno attitudine, per esempio, di coprirsi le parti intime. Si diceva per esempio delle popolazioni mesoamericane, quando i primi colonizzatori arrivano in Centro America, vedono questi che viaggiano mezzi nudi, noi eravamo in piena stagione che preludeva la riforma, riforma eccetera, li vedono mezzi nudi, dice ma questi qui non sanno, non si va in giro così, perché è vergognoso, insomma.
Poi probabilmente si davano dietro questi parrucconi, questi toni, ma insomma, cavolo. Anche gli italiani peraltro non hanno avuto, secondo gli statunitensi le famiglie italiane sono famiglie, insomma, meglio tenerle alla volontà. Non si lavorano, questo l'ho detto, vale un po' per tutti, non hanno senso della famiglia. Non hanno senso della famiglia, è stato detto anche delle popolazioni del nord Europa, nel momento in cui è stato introdotto l'aborto. Scusate, l'aborto, il divorzio, è chiaro. E poi, vabbè, ci rubano i soldi, in quel posto, ci dovrà un po' di... In realtà, tutti questi stereotipi semplicemente incarnano, sono il nome che noi diamo alle nostre più paure più ataviche, insomma, sono nascoste nella nostra umanità in questo istante. Il problema del pregiudizio è che dal singolo, che il salto è dal singolo al gruppo a cui questo singolo fa riferimento, dal fatto che il mio vicino di casa, che è filippino, mi ha fatto cadere per scale, al fatto che il filippino ti fa cadere per scale, e questo è il grande salto. Il giardiniere del giardino meraviglioso, l'immagine di Bauman, dice che in realtà la teoria razziale vuole creare un giardino meraviglioso di noi italiani, supponiamo, e quindi dobbiamo eliminare tutte le erbacce che ci sono all'interno di questo. Il secondo passaggio, grazie, il secondo elemento è convincerci, perché se c'è un progetto alle spalle, più o meno consapevole, adesso non immagino cose catastrofiche, complottistiche, eccetera, ma se c'è comunque un progetto più o meno evidente, è chiaro che poi deve convincere anche me, che deve convincere ognuno di noi. E allora, questo si fa con il linguaggio. Linguaggio non significa soltanto lingua, nel senso di scrittura, titoli di giornali, parole, ma anche immagini, anche montaggi, come hanno dimostrato secondo me benissimo loro. Perché attraverso il linguaggio noi ripresentiamo il pregiudizio, lo ascoltiamo e lo ripetiamo, come si fa con i bambini, come si faceva forse, come facevano i bambini con le fiabe, no? Ci ripetiamo sempre la stessa fiaba, perché ciò ci rassicura. Il bambino vuole sentire per la sesta volta, invece una volta la stessa fiaba, perché entra in un mondo che lo rassicura, perché sa già come va a finire. Allora il pregiudizio ce lo raccontiamo, diventa il discorso pubblico, cioè il discorso che facciamo nella piazza. E la ripetizione ossessiva traduce questo, che è un discorso da bar, potremmo dire, cioè tanto per passare il tempo a prendere caffè insieme, in una teoria, cioè in una ideologia, a cui poi ognuno porta le sue prove. Il signore che citavo prima, la famiglia di filippini che abita al piano sotto, effettivamente quando fa mangiare produce odore, io non sono fatto abituato. Ecco la prova della... è vero che sono davvero diversi da... Naturalmente in genere quando diciamo queste cose aggiungiamo, o anzi iniziamo il discorso dicendo io non sono razzista, però loro sono effettivamente fanno degli odori che non sono mica tanto, ma cosa mangeranno?